nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Nel giorno della risurrezione del Signore, tutta la Chiesa è chiamata a nutrirsi dei Suoi doni, della parola, del Suo corpo e del Suo sangue, e anche noi accogliamo questo dono con tutto il nostro cuore. Iniziamo l'Eucaristia riconoscendoci bisognosi del Suo perdono. Preghiamo. O Dio, che riveli la Tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la Tua grazia, perché affrettandoci verso i beni da Te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Giovanni disse a Gesù: Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demoni nel tuo nome. Volevamo impedirglielo perché non ci seguiva. Ma Gesù disse: Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me. Chi non è contro di noi è per noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala. È meglio per te entrare nella vita con una mano sola, anziché con due mani andare nella Geenna, nel fuoco inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo. È meglio per te entrare nella vita con un piede solo, anziché con i due piedi essere gettato nella Geenna. E se il tuo occhio ti è motivo di scandalo, gettalo via. È meglio per te entrare nel regno di Dio con un occhio solo, anziché con due occhi essere gettato nella Geenna, dove il loro verme non muore e il fuoco non si estingue. Parola del Signore. Una parola prima di commentare il Vangelo sulla lettera di San Giacomo Apostolo, che è un'invettiva piuttosto severa contro i ricchi, ma in particolare, anzi soprattutto contro i ricchi che hanno accumulato ricchezze a danno dei poveri e commettendo gravi ingiustizie. Se uno legge questo passo si rende conto che la storia del caporalato, la storia della, diciamo, dello sfruttamento di chi è debole è una storia vecchia come il mondo, ma alla quale non dobbiamo abituarci e come cristiani, ma anche semplicemente come uomini giusti, dobbiamo opporre la nostra indignazione e cercare di trovare una soluzione. Il Vangelo, per essere compreso bene, ha bisogno di essere inserito nel suo contesto. E il contesto di questo passo è quello dei capitoli 8, 9 e 10 di San Marco, dove Gesù fa le sue famose tre predizioni della sua passione. Nel capitolo 8,
dove Pietro gli dice no, questo non ti succederà mai, quando Gesù preannuncia la sua morte in croce. Poi nel capitolo 9 Gesù ripete lo stesso messaggio e lo stesso vale nel capitolo 10. Ma se uno legge questi capitoli si accorge che i discepoli si mettono apertamente in contrasto con Gesù. Durante il primo annuncio della passione, Pietro stesso prende da parte Gesù e gli dice «No, questo non ti succederà mai» e si prende la famosa, diciamo, risposta «Vade retro, Satana, perché tu non ragioni secondo Dio, ma secondo gli uomini». E così al capitolo 9, al capitolo 10, cosa stavano facendo i discepoli? Mentre Gesù ha annunciato il suo personale cammino di passione e di croce, cosa fanno i discepoli? Ragionano su chi di loro fosse il più importante, il più grande. E quindi poi non parlano più, perché capiscono che tra loro e Gesù c'è un'enorme distanza. Cominciano a capire qualcosa che non piace a nessuno, che se uno segue Gesù non può farsi padrone degli altri, ma deve diventare servitore degli altri. Ora questa cosa noi facciamo finta di accoglierla, in realtà la rifiutiamo nel nostro intimo con tutto noi stessi. E quindi non siamo veramente d'accordo con Gesù, bisognerebbe diventarlo e abbiamo tutta la vita per andare d'accordo con Gesù. Lui è molto paziente, però bisogna che questo obiettivo lo perseguiamo. Allora qui adesso possiamo capire che cosa succede qua. Giovanni dice a Gesù, Giovanni, il caro Giovanni pieno d'amore, dice a Gesù, abbiamo visto uno che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito. Ecco, Giovanni non ha capito che deve essere servitore di tutti e quindi è accecato di fronte a questo fatto perché vuole esercitare un potere. E Gesù lo deve ancora ammaestrare, gli deve dire chi non è contro di noi è per noi. Gesù è paziente, attento a quello che la gente fa, alla sostanza, sta facendo del bene, sta facendo un miracolo e guarisce qualcuno nel mio nome e lascialo fare. No, noi dobbiamo fare, accettare soltanto le cose che abbiamo stabilito noi, quindi noi non siamo inclusivi, Gesù invece è inclusivo ed essendo inclusivo è anche pacifico, mentre noi non essendo inclusivi siamo conflittuali. Ecco, questo è un grande problema che si ripresenta sempre. E i discepoli che hanno capito che stando con Gesù non avranno questo grande potere, addirittura Gesù in questi capitoli prende un bambino che nella cultura orientale non contava niente, non è come nelle nostre famiglie dove i bambini sono i padroni, anche sbagliando. I genitori non dovrebbero, diciamo, lasciarli diventare i re. Si dice, i tecnici dicono che le nostre famiglie sono puerocentriche, dove comanda il bambino, ma il bambino non ha una, come dire, scala di valori, e quindi no, comanda male. E se i genitori gli stanno dietro, evidentemente non lo educano e non fanno bene. Ma comunque questo sarebbe un altro problema. Ma Gesù, prende un bambino e dice che bisogna diventare come un bambino, cioè senza potere, uno che non conta niente, che è emarginato. Perché qui si deve comprendere dove sta la gloria. La gloria sta nel tuo posto nella società il più alto possibile o la gloria sta nel vivere la carità di Dio? Ecco, questa è la questione. Quindi se uno va a cercare il posto, il riconoscimento, difficilmente può diventare un cristiano sul serio. E allora quando Gesù dice che bisogna diventare come bambini e toglie, diciamo, tutte le illusioni che i suoi discepoli si erano fatti circa il regno, fammi sedere alla destra o alla sinistra tua, in modo che abbia il potere adeguato che mi compete. E Gesù invece tutte queste, diciamo, idee le smonta. Allora comprendiamo che il Vangelo, come dire, ci chiede una profondissima trasformazione. E poi Gesù, appunto, nella seconda parte di questo Vangelo ci chiede la trasformazione. Dice, se hai due occhi e sono impuri, è meglio che te li togli. È un'iperbole, naturalmente. Se hai due piedi che corrono verso il male, è meglio che uno lo tagli. Quindi si tratta di iperbole, ma l'iperbole serve per dire che è urgente lasciarsi trasformare dal Vangelo. Gesù è sempre molto paziente, come è inclusivo con gli altri, è inclusivo anche con noi. Quindi il perdono è sempre disponibile, la grazia dello Spirito è sempre con noi perché possiamo desiderare la gloria della carità. Questa è la cosa importante e quindi bisogna decidere da che parte stiamo. E naturalmente non diventiamo nuovi e trasformati da un giorno all'altro, ma se accogliamo il progetto di Gesù tutta la nostra vita diventa un cammino di trasformazione del nostro essere, perché possiamo somigliare a Gesù e avere
nella nostra esistenza i suoi sentimenti e il suo modo di vedere la vita e il suo modo di servire i fratelli. Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.